In questa puntata numero 720 e senza sigla, perché vorrei cantare uno dei miei brani già esibito il 25 aprile 2018. Col fatto che ho avuto problemi, delusioni, eccetera, circa 2 anni fa nasce la nostra attuale trasmissione intitolata Muto come un pesce. Il titolo della nostra attuale trasmissione sta a significare, per associazione di idee, a quella soap opera spagnola su Canale 5 da 5 anni, Il Segreto, e da 1 anno e qualche cosa su Rete 4. Alla prima puntata di Giorgettina, fatta alla fine del 2017, sono state fatte fino ad oggi 541 visualizzazioni. Ciò, ancora una volta, sono contento perché mi avete seguito, mi state seguendo e continuerete a seguirmi, il tutto per via quel canale che sappiamo da circa 2 anni. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che c'è una cantante straniera che si chiama Sarah Collins. L'abbiamo scoperto per via YouTube. Questa Sarah Collins ha cantato diverse brani inglesi, compreso quel brano di Dionne Warwick, intitolato Heartbreaker. Da questo brano è stato raccolto una delle mie canzoni, che la canterò ora, ed è intitolato I Gigori di Giorgettina. Bene, oggi è Santa Lucia e auguri a coloro che si chiamano Lucia. Auguri di buon compleanno a Lucia Mitidieri, da noi tutti, tutti noi della redazione Muto come un pesce. Ora musica. Musica. Musica, momento. Ho incontrato tante ragazze tanti anni fa. Ho conosciuto una ragazza alta, bionda con la frangetta. Si chiama Giorgettina. Giorgettina ha tanti difetti. Giorgettina ha 3 figlie femmine. Giorgettina ha un solo fratello, ispettore di automobili. Giorgettina ama molto viaggiare. Durante la stagione invernale, all'ultimo momento decide di prendere l'aereo e partire felicemente per le Canarie. Giorgettina con i bigodini in testa, Giorgettina con i grossi bigodini, per farsi vedere da tutta la gente e per fare una bischerata. Giorgettina con i grossi bigodini in testa, Giorgettina con i pescura, stupidamente per andare al centro commerciale a fare la spesa e per comprare tante cose.
le melanzane. Giorgettina ha preso un impegno, che è quello di calzare zoccoli di legno senza calzare per andare a lavorare dalla mattina alla sera in farmacia. D'estate durante il suo tempo libero va ad una piscina scoperta ad allenarsi. Giorgettina con i grossi bigodini in testa, Giorgettina con i bigodini, per farsi vedere da tutta la gente e per fare una bischerata. Giorgettina con i grossi bigodini in testa, Giorgettina con i pescura, stupidamente per andare al centro commerciale a bighellonare. Giorgettina con i bigodini in testa, Giorgettina girovaga con i bigodini per farsi vedere da tutta la gente e per fare una bischerata. Na ni na 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 ni na 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 na. Bene. Bene, nel concludere questa puntata 720esima, di nuovo auguri a coloro che si chiamano Lucia. E vorrei fare come Fabio d'Ippolito nella trasmissione Lupo al Lupo del Cosenza Calcio, felicissimo pomeriggio di questa Santa Lucia a tutti quanti voi. A più tardi, grazie.